Gran Mattino con Francesca Martino. Per noi in questo nostro sabato 10 settembre 2016, 4 minuti dopo le ore 11 all'interno della Gran Mattina con Francesca fino a mezzodì, ma non sarò sola, infatti ai microfoni di Radio Studio 95 Milito TV ci sarà Antonio Fazzari, agronomo esperto in ulivo cultura, che è appunto accanto a me. Buongiorno a tutti, buongiorno. Parleremo di olio. Sì. Faremo un excursus proprio, assolutamente sì. Ma anche ci racconterà la sua esperienza come giovane imprenditore, come sì, è nata. Sì, sì, assolutamente sì. Io sono Antonio Fazzari e vengo da una famiglia di olivicoltori, che mio nonno ha deciso di investire in olivicoltura acquistando un primo frantoio, un fertile appezzamento di terreno, era il 1940, quando lui insieme ai suoi figli hanno deciso appunto di iniziare questa grande avventura. E adesso noi cugini siamo nella terza generazione, abbiamo deciso appunto di utilizzare tutte le esperienze che i nostri avi, mio nonno, i figli di mio nonno hanno deciso di farci conoscere, e svolgiamo appunto questa attività di produzione di olio extravergine di oliva nella piana di Gioia Tauro. Ne parleremo, rimanete con noi. Gran Mattino con Francesca Martino. Torniamo a noi a parlare di olio e lo facciamo con un esperto, Antonio Fazzari. Prima parlavamo della tua passione, come è nata? Sì. Ecco. Diciamo, io nasco da una famiglia di agricoltori, di olivicoltori in particolare. Ho deciso nella mia vita di intraprendere gli studi che mi hanno portato appunto a capire di più, sull'olio, sull'agricoltura in generale. Per questo motivo ho deciso di iscrivermi nella facoltà di agraria, ormai dipartimento di agraria, e laurearmi in questo. Mi sono laureato qualche anno fa, ho iniziato a lavorare in azienda, ho fatto tesi all'estero, la mia tesi di laurea l'ho fatta all'estero sull'olivicoltura, e per questo motivo poi sono interessato sempre più alla ricerca, a quello che c'è all'interno dell'agricoltura 2.0, possiamo dire, e per questo ho deciso anche di intraprendere un percorso di ricerca all'università. Aiutato anche dal professore, sono riuscito a rimanere all'interno dell'università per continuare il lavoro di ricerca, ma senza dimenticare nemmeno le origini della mia voglia, quindi lavoro tutti i giorni in azienda per portare il mio plus, quello che ho studiato appunto in azienda, per capire come si può produrre un olio di qualità sempre nei migliori modi. Dunque, un giovane imprenditore, quali sono le difficoltà che hai incontrato durante il tuo percorso? Sicuramente le difficoltà che si incontrano è quella di mercato, quella di far capire alle persone di cosa si tratta dell'olio, che cos'è l'olio di qualità, farle entrare nella testa, farle assaggiare, farglielo capire sempre di più. Vediamo sugli scaffali, sugli scaffali dei supermercati oli a basso prezzo, quindi il consumatore medio si chiede perché consumare un olio a basso prezzo, perché comprare un olio che costa molto quando il supermercato mi dà un olio che costa molto molto meno. Quindi la nostra missione, il nostro obiettivo è proprio far capire al consumatore che l'olio di qualità deve costare un tot, un minimo sindacale, dico io, che deve essere un olio che faccia bene alla salute, non deve soltanto essere un olio che condisce e basta. Da molto tempo si sente spesso che i giovani hanno questa voglia di ritornare all'agricoltura, di coltivare. Perché? Assolutamente sì, leggevo un articolo qualche giorno fa che diceva che in agricoltura non c'è mai un calo in agricoltura, ma soltanto un aumento a doppia cifra percentuale. È quello che la terra madre è quella che dà da mangiare, che dà sostentamento nel senso fine a se stesso, cioè che produce il cibo di cui ci alimentiamo, ma è anche il feeling che c'è con la terra stessa, lo stare bene a coltivare determinate, che sia olivicoltura, che sia frutticoltura o altro tipo di agricoltura. Gran Mattino con Francesca Martino. Stiamo parlando di giovani e di agricoltura con Antonio Fazzari. Una splendida canzone che abbiamo appena ascoltato, che insomma ci fa da compagnia in questo interessantissimo, ecco, argomento che è l'olio. Sì. Allora, quali sono le speranze e i bisogni? Noi siamo curiosi e
cerchiamo di farti più domande possibile. Allora, ecco, una domanda molto interessante è questa: perché i giovani italiani si avvicinano all'agricoltura dopo che un'intera generazione ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle il mondo rurale? E soprattutto, quali sono le reali prospettive di questi nuovi pionieri, tra virgolette? Sì, assolutamente sì. C'è la, come dicevo prima, c'è un aumento quasi a doppia cifra percentuale dei giovani che entrano a far parte, diciamo, della squadra degli agricoltori, dei contadini. Il consiglio che mi sento di dare, cioè non ho esperienza tale da dare consigli ai giovani, perché sono anche io molto molto giovane, è quella di approcciarsi all'agricoltura in modo serio, di approcciarsi all'agricoltura con studi, con esperienze, che si facciano degli stage in azienda, che si dia lavoro gratuito a aziende che già sono navigate in quel campo, per capire cosa si deve fare, come si deve fare e quando si deve fare una determinata operazione culturale o un determinato lavoro. Cioè non entrate in agricoltura così per iniziare una nuova avventura per poi lasciarla dopo qualche mese, qualche anno con le ossa rotte, tra virgolette, perché ci sono degli investimenti da fare, ma questi investimenti vanno fatti in modo serio. Il primo investimento da fare è quello sicuramente dello studio e del lavoro di capire cosa si va a sviluppare nell'agricoltura stessa. Sicuramente anche quello di rivalutare il settore agricolo darà anche un aspetto molto più dignitoso alla nostra Italia. Assolutamente sì, noi quando si parla di Made in Italy nel mondo si parla sicuramente di prodotti di alta qualità, quindi abbiamo questa meravigliosa penisola che è investita, che è coperta da questi meravigliosi venti che ci fanno produrre delle bontà denominazione dalle Alpi fino a Giollicata, fino in Sicilia, quindi è la nazione in Europa che ha più denominazioni d'origine, quindi più sapore, più odori, più diversi, più biodiversità al mondo. Siamo il paese più biodiverso al mondo. Dunque le prospettive di lavoro sono molto concrete. Assolutamente sì, dobbiamo sicuramente intraprendere, continuare quello che i nostri avi ci hanno lasciato per poter garantire una qualità sempre maggiore del Made in Italy. Gran Mattino con Francesca Martino. Ma adesso ci interessa, ecco, parlare di olio. Cos'è l'olio e perché è importante per la nostra salute? Una domanda che sicuramente ti sentirei di domandare molto spesso. Assolutamente sì. Che cos'è l'olio? L'olio non è altro che la spremuta delle olive. Perché è importante per la nostra salute? Perché è un toccasana. Mangiare olio di qualità o utilizzare olio di qualità fa sicuramente bene due volte. Perché sicuramente dà un piacere e gusto a quello che stiamo andando a mangiare. In secondo luogo fa bene perché l'olio di qualità contiene degli antiossidanti, dei polifenoli che garantiscono delle proprietà salutistiche molto molto alte alla nostra salute. Riduce l'ossidazione delle nostre cellule, abbassa il rischio del potenziale male del secolo, del potenziale cancro. Ecco, quali sarebbero anche i suggerimenti per chi ci ascolta per avere un acquisto consapevole dell'olio? Sì, si parlava prima nell'apertura dell'intervista. Molta gente si chiede perché esiste questo gradino molto importante che c'è tra l'olio del supermercato e l'olio invece artigianale di qualità. Si parla dei 2-3 euro sullo scaffale, invece per comprare un olio di qualità non si deve spendere meno di 7-8 euro. L'olio che si trova sugli scaffali, vi invito a leggere le etichette, riporta la dicitura molto spesso miscela di oli comunitari, quindi oli che arrivano dall'estero, oli che sono estratti e miscelati in modo, diciamo, molto 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 industriale. Invece un olio artigianale è fatto secondo criteri, viene raccolta l'oliva prima che questa cada per terra, come si faceva una volta, grazie a degli intercettatori, grazie a degli scuotitori che garantiscono che questa oliva cada su dei teli e subito entro 12 ore questa deve essere molita. Quando raccogliere l'oliva? L'oliva deve essere raccolta nel momento in cui ha il colore che cambia, il colore cangiante, dal verde verso il nero, il violaceo. Viene raccolta in questo periodo perché non è colpita dai potenziali fitofagi dell'oliva stessa. Sicuramente troviamo una quantità di olio inferiore, ma quell'olio che c'è in quell'oliva
e sicuramente di altissima qualità. Subito dopo raccolto l'oliva si deve subito molire, portare in frantoio e molire. Altro punto critico molto importante, il frantoio, in quanto se il frantoiano non è un frantoiano attento rischia di utilizzare delle pratiche ormai obsolete, quello di utilizzare una temperatura molto alta in frantoio e garantire così una fuoriuscita di più di olio, ma un olio cotto, un olio che ormai non ha più di qualità salutistiche, perché di quelle qualità che parlavo prima di antiossidanti, alzando la temperatura dell'estrazione dell'olio, queste sono molto volatili e vanno via. Quindi noi andiamo a produrre, alzando la temperatura, un olio che condisce e basta, ma non ci farà bene alla salute né tantomeno bene al palato, perché quell'olio saprà di rancido, saprà di cotto, quindi va a disturbare anche il nostro palato. Ultimo punto sicuramente è la conservazione. La conservazione che deve essere fatta con determinati criteri. Deve essere conservato in modo ideale l'olio. L'olio è una spugna naturale. Se lo si lascia in confezione di plastica o in confezione sporche, l'olio attira tutti gli odori che ha a contatto. La temperatura è la condizione di temperatura che si ha negli oli è anche molto importante. Il cambio repentino della temperatura va a garantire dei problemi di ossidazione, dei problemi di gusto, di sapore, che rischiano di avere delle qualità basse dell'olio stesso. Una domanda che sicuramente si deve fare, ecco, qual è la differenza tra olio di extravergine d'oliva, olio d'oliva e olio vergine? Sì, assolutamente, questo è il legislatore che ci impone questa differenza. Quando si parla di un olio vergine d'oliva è un olio che ha un'acidità, sarebbe la quantità di acido oleico libera all'interno dell'olio, che non deve essere superiore al grado, quindi abbiamo un olio da cucina, un olio che può essere utilizzato sicuramente come fondo di cottura, un olio che può essere anche estratto da olive un po' più mature rispetto a quelle che raccontavo prima. Un olio extravergine invece è il top di gamma, è l'olio il miglior olio che si può aspettare un olivicoltore, un agricoltore, che ha il grado di acidità e deve essere inferiore a 0,8, massimo 0,8. Si parla di acidità perché molto spesso il consumatore finale conosce soltanto quello come parametro importante, però esistono altri decine di parametri che devono essere riportate in condizioni che il legislatore ci impone. Ma non parliamo soltanto di chimica, ma parliamo anche di fisica e di sensoriale. Infatti un olio extravergine d'oliva deve avere la mediana del difetto, cioè non deve avere dei difetti, deve avere la mediana del difetto uguale a zero. Difetti sono quei difetti che dicevo prima, difetto che può essere che sa di morchia, che sa di rancido, questi sono dei difetti che succedono in frantoio. O un difetto molto comune nella nostra zona è anche quello dell'avvinato, dell'inacetito, che non ha nulla a che vedere con l'aceto e con l'olio, ma sono delle fermentazioni che partono all'interno dell'oliva nel momento in cui viene raccolta. Molto spesso i frantoi molto affollati ammassano l'oliva all'interno del frantoio e questo non fa altro che garantire un aumento di questi difetti. Affinché un olio possa essere classificato come extravergine, deve avere la mediana del difetto uguale a zero e in secondo luogo deve avere una mediana del fruttato invece superiore a 5. Deve sapere d'oliva. Che cos'è l'olio d'oliva, mi domandavi prima. L'olio d'oliva è sicuramente il frutto di un'oliva. Se non sa d'oliva sicuramente non stiamo parlando dello stesso prodotto. E in secondo luogo voglio sfatare un mito che molto spesso i consumatori pensano che sia un difetto. L'olio deve essere amaro. Affinché un olio sia considerato di qualità, se è amaro, chi vi ha venduto quell'olio ha saputo estrarlo e vi sta vendendo sicuramente un toccasana. Polifenoli, quelli antiossidanti, non vorrei andare molto nello specifico, di cui parlavo prima, di quelli che fanno bene alla salute, sono direttamente proporzionali all'amarezza, tra virgolette. Più è amaro un olio, più antiossidanti, più polifenoli ha, più fa bene alla nostra salute. Poi a me piace molto l'olio, piace molto la sfera dell'amaro, che sia l'olio, che sia qualsiasi altro frutto, quindi vado a nozze.
Molto spesso sento dire che l'olio extravergine d'oliva, se è questo, pizzica alla gola. Sì, è proprio questo, cioè nel momento in cui si va a fare una degustazione ufficiale, sostanzialmente anche si va... Anche perché tu sei anche assaggiatore. Sì, sono assaggiatore di olio. Quando si va a fare un assaggio di olio, sicuramente si va a fare l'assaggio sia con il senso dell'olfatto sia col senso del gusto, quindi si riscalda un po' l'olio in un bicchiere ufficiale, è un bicchiere di colore scuro, perché altro mito è il fatto che molto spesso dice l'olio è verde, l'olio è buono, non c'è cosa di più sbagliata. Ecco, cioè, che colore deve avere? Appunto, il colore dell'olio non è indice di qualità, perché molto spesso la maggior parte della sofisticazione, e l'olio è uno dei prodotti più sofisticati nel mondo dell'agroalimentare, vengono aggiunte della clorofilla, vengono aggiunte delle carotenoidi, e questi vanno ad identificare il colore verde, che all'occhio del consumatore pensa che quell'olio sia di qualità, e invece sono state aggiunte dei carotenoidi e della clorofilla. Per questo motivo, dicevo, l'assaggiatore assaggia l'olio in colore blu cobalto o colore ambra, per schermare il colore, non influenzarsi dal colore, perché questo non è indice di qualità. Secondo punto dell'assaggio è sicuramente quello dell'olfatto. Si riscalda un pochettino il bicchiere di assaggio e si va a portare al naso, alle narici. Si fanno delle piccole insulfazioni con il naso, si riesce a capire se in questo si riporta molto l'odore dell'oliva. Quindi se ha un fruttato superiore al 5 non è extravergine d'oliva. Se non sentiamo dei difetti, se questo sottolinea ancora che l'olio è un olio di qualità. Ma se al naso invece sentiamo dei difetti, che possono essere quello dell'avvinato, quello dell'inacidito, quello di morchia, che è la maggior parte degli oli anche che si trovano in Calabria si sentono di questo odore, che non estratti bene. E dopodiché si porta si mette una piccola parte di olio, si manda in bocca e si porta con lo strippaggio. Sostanzialmente si espira dell'aria all'interno della bocca e si riesce a capire se la quantità dell'amaro e del piccante dell'olio. Quello che parlavi tu, Francesca, prima era sicuramente il piccante. Quindi un buon piccante è sicuramente un olio che ha una qualità molto, molto buona. Quindi dietro l'olio c'è una storia immensa, tante curiosità, affascinante. Assolutamente sì. L'olio, come si sente molto spesso, si vede molto spesso in TV, gente che rotea il bicchiere del vino, però su ogni prodotto dell'agroalimentare c'è sempre un panel, un assaggio dietro, per garantire la bontà e la qualità di quel prodotto. Il vino la fa da padrone, perché è quello più buono, quindi assaggiare un vino è molto più piacevole che assaggiare un olio, perché c'è anche l'ebbrezza del vino stesso. L'olio invece è un esame fine a se stesso, ma anche c'è anche molta più curiosità. Assolutamente, perché sì. È un qualcosa che non è un gesto che non si fa molto spesso. Sì, questo sì, è vero. Facciamo sempre il gesto meccanico di versare l'olio per cucinare, però c'è anche tanto dietro il verso. Invito i consumatori, prima di comprare un olio, se c'è la possibilità, di assaggiarlo, se si avvicina a quello che molto spesso si utilizza, o cambiare fornitore sicuramente. A breve ci saranno anche dei suggerimenti per chi coltiva l'uliveto. Gran Mattino con Francesca Martino. Qui su Radio Studio 95 Melito TV, il nostro Gran Mattino l'abbiamo dedicato all'olio, la preziosità delle sue proprietà, e che fa anche rima, sì, insieme al nostro esperto Antonio Fadri. Sì, l'olio sicuramente è un nutraceutico, va a fare sia come nutrizione che come farmaceutico, viene molto spesso indicato in questi termini. Quindi abbiamo parlato di tante cose, ma in particolar modo mi ha incuriosito, ecco, il momento di assaggiare l'olio, perché molto spesso si sente, ecco, di assaggiare il vino, ma l'olio molto di meno. Sì, assolutamente sì. Questo dell'assaggio dell'olio è molto importante, come dicevo anche prima, perché è il legislatore che ce lo chiede. Deve essere un olio che non deve avere difetti, è un extravergine, non deve avere difetti e deve sapere di olio. E soltanto così, facendo
degli studi, facendo dei percorsi, dei corsi importanti per assaggio di olio, si porta a conoscenza dei consumatori e di chi vuole soltanto per sfogo, per hobby, imparare a fare l'assaggiatore dell'olio, ha della formazione, dei corsi. Ci sono delle associazioni sia sul Reggio che sulla Piana che garantiscono questo, per garantire appunto una maggiore conoscenza su questo nostro prodotto, perché non dimentichiamo che la Calabria è il secondo produttore in Italia per quantità di olio, quindi subito dopo la Puglia c'è la Calabria che produce la maggior parte degli oli. Quindi da calabrese mi sento di dire a tutti i corregionali: comprate olio calabrese, comprate olio di qualità, non servitevi sugli scaffali dei supermercati, perché sicuramente non c'è olio della vostra Calabria. Se potete, andare a comprare l'olio direttamente dal frantoiano e da chi sapete che la filiera la fa veramente dall'albero fino alla bottiglia, che sicuramente non ha modo di truffarvi in nessun modo. Sono arrivati degli sms qui in radio chiedendo anche delle delucidazioni, come coltivare l'uliveto. Assolutamente sì, sicuramente un olio di ottima qualità non si fa in frantoio, si fa sicuramente in campagna. Deve essere l'olivo deve essere coltivato sin dall'inizio, diciamo, della sua formazione dell'oliva. Non ci dobbiamo ricordare dell'olivo soltanto nel momento in cui deve essere raccolto. Quindi l'olivicoltore, l'agricoltore, che non è soltanto quello che produce olio, deve stare in campagna a contatto con le piante, a contatto con la natura, sempre, per capire se nel momento in cui quella determinata pianta, quel determinato appezzamento ha necessità di un intervento irriguo o piuttosto un intervento fitosanitario o un intervento di potatura. Quindi non si deve ricordare l'agricoltore di arrivare in campagna e andare a raccogliere olive soltanto nel momento in cui ce le raccolta. Mi riferisco anche al discorso che facevamo prima con i giovani imprenditori in primi insediamenti, che si avvicinano all'agricoltura in questo senso, che si avvicinano proprio col contatto all'agricoltura e non soltanto nel momento in cui l'agricoltura deve dare il reddito. Quindi è un mondo molto particolare. Assolutamente sì, assolutamente un mondo particolare, che si va a iniziare con delle pratiche di potatura che devono essere ormai fisiologiche. Quando iniziano? Sì, c'è un vecchio proverbio che dice: a febbraio putaparo, quindi frevaro putaparo. Quindi nel momento in cui l'abbassamento della vegetazione della pianta, che a febbraio è un pochettino più rilassata, quindi meno vigoria, si può potare, garantire appunto un assetto di produzione molto 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 più alta. Quindi la potatura molto importante nell'uliveto, si deve abbassare la quantità di umidità all'interno della pianta, quindi minore potenzialità potenzialità fogliare sulla pianta, per garantire una maggiore areagione, perché meno c'è umidità nella pianta, meno è afflitta da potenziali attacchi fungini. I toscani ci insegnano che se una pianta di ulivo deve essere potata bene, questa pianta di ulivo, all'interno di questa pianta deve volare molto libera una rondinella, quindi deve essere molto molto libera, deve essere aperta e soleggiata. In questo modo la pianta riesce a produrre molto più velocemente. E quando si va a un intervento di raccolta meccanica, l'induzione della vibrazione arriva fino alle cime più alte, l'oliva si può staccare e cadere sulla rete e poi portare in frantoio per produrre l'olio di qualità. E questa è soltanto una pratica agricola, che è questa della potatura, ma non ci dobbiamo dimenticare di dar da mangiare, tra virgolette, alla pianta. La pianta di oliva è molto forte, molto una pianta molto robusta, però ha bisogno anche di essere alimentata. Quindi una concimazione prima della primavera è molto molto interessante da fare. E noi ci approcciamo all'agricoltura nel fatto che l'olivo c'è stato sempre in quella zona, quindi l'olivo deve andare. Fate le analisi terreni, controllate che questi terreni possono ospitare delle piante di olivo, possono ospitare le piante delle determinate piante, quindi considerate la pianta d'olivo come se fosse come se fosse voi stessi, cioè in senso la pianta d'olivo ha bisogno delle stesse cure che facciamo noi stessi. Ci dobbiamo fare l'analisi per vedere se stiamo bene, dobbiamo darci da mangiare, perché se no non continuiamo a vivere. Quindi un approccio quasi familiare, da buon padre di famiglia, mi oserei dire.
Dunque io ringrazio Antonio Fazzari, Grazie esperto in olio, assaggiatore, agronomo e titolare anche di a te. Sì. un'importante azienda produttrice di olio e ha delucidato questo mondo molto particolare dell'olio, che ci sono tantissime curiosità ma anche tanti lati oscuri che nessuno sa. Quindi Assolutamente sì. questa mattina, ecco, questo è il era il nostro Io vi obiettivo. ringrazio per avermi invitato e per avermi dato la possibilità a magari ad aggiungere un granello in più a qualcuno che non ne sapeva di olio. Ricordo che la qualità dell'olio extravergine è una qualità olistica, la qualità dell'olio è una qualità olistica, non è soltanto quello che noi sentiamo e assaporiamo nel bicchiere. Per fare un buon olio si devono applicare i tre principi potenziali di quello che ci insegna il principio di Slow Food, ci insegna Carlo Petrini, deve essere buono, pulito e giusto. L'olio deve essere buono, sì, deve sapere di olio, deve avere questo assetto sicuramente importante del gusto e del sapore, ma deve essere anche pulito. Deve essere pulito e scevro da qualsiasi tipo di, diciamo, di inquinamento. Di inquinamento vado a dire che se un olivicoltore produce quell'olio, spende dei soldi per produrre quell'olio, deve avere una remunerazione adatta e deve essere giusto perché chi ha lavorato in quella produzione dell'olio, gli operatori, i contadini, i braccianti agricoli, devono avere la giusta remunerazione anche loro. Quindi deve essere buono. Dare questa bontà del gusto e del sapore, pulito perché l'olivicoltore deve avere la sua remunerazione giusta, è giusto perché non dobbiamo dare lavoro nero ai lavoratori, ma si deve dare lavoro giusto nelle condizioni giuste. Questa è qualità olistica, non soltanto nel bicchiere o nella pietanza. Grazie ad Antonio Grazie a voi. Fazzari. E questo non sarà un incontro isolato, ovviamente Con continueranno molto piacere. i vari Vi seguirò con approfondimenti. molto piacere e vi sarò molto vicino quando c'è da parlare delle buone qualità della nostra Calabria. Gran mattino con Francesca Martino.